Magister, voci lontane, vicine presenze. Magister, un'entità ultraterrena dialoga con i vivi e ci aiuta a comprendere il grande mistero della vita dopo la morte. A cura di Roberto Picco, Armenia. Domanda. In pratica, la possibilità del contatto con voi è una condizione psicologica un po' aleatoria, almeno per quanto riguarda noi. Magister, non è aleatoria, perché per voi la possibilità di mettervi in contatto con noi esiste sempre nel vostro profondo inconscio, perché voi, guardati nella profondità dell'inconscio, siete nel nostro mondo come noi siamo nel vostro. Ci differenziamo soltanto quando da questa profondità comune noi ci proiettiamo in livelli diversi e allora raggiungendo questi livelli diversi diciamo che qualitativamente ci distanziamo. Domanda. Quindi non è aleatorio. Magister, può diventare aleatorio quando si mantiene, si vuole mantenere determinatamente un certo livello, come le persone che assolutamente non vogliono credere, che assolutamente vogliono rigettare queste fenomenologie. Domanda, ma allora in linea teorica, essendo una questione di accelerare, almeno da parte nostra, la lunghezza d'onda e di trovare riscontro in un'altra lunghezza d'onda, ciascuno di noi, anche al di fuori di una seduta, magister, è naturale, ma voi non lo fate continuamente nel sogno questo? Domanda, ma è uno stato inconscio? Non è uno stato inconscio. Nel momento che voi sognate, siete coscienti e come? Tutto sta poi a ricordare, ma il ricordo riguarda la dimensione in cui siete da svegli, cioè il ricordo riguarda la memoria e quindi il cervello, non riguarda la mente. Il sogno invece riguarda la mente.